piacere rivederla sempre in questa fiera internazionale dedicata all'ortofrutta, al fresco. È bello anche perché incontriamo gli addetti ai lavori e in questo momento difficile di questa protesta degli agricoltori, lei li rappresenta, gli agricoltori in qualche modo, c'è questa problematica legata alla rappresentanza, anche il Ministro l'ha ricordato. Ecco, la rappresentanza comunque crea ordine al sistema, anche se probabilmente qualcosa c'è da cambiare. Sicuramente c'è, perché comunque il momento che sta vivendo l'agricoltura italiana, il mondo ortofrutticolo in particolare, ha raggiunto dei livelli di difficoltà che mai si erano visti. Da quelli che erano i cambiamenti climatici a tutte le problematiche connesse al lavoro, alla mancanza di lavoratori del settore, alle difficoltà del mercato, il riuscire a produrre, la cosa sicuramente sta generando grandissima preoccupazione e tenuta del settore ortofrutticolo, che tra l'altro spesso, fino adesso e spero che cambi in Europa, la visione di un comparto, quello ortofrutticolo, che spesso è chiamato sul banco degli imputati perché è responsabile del cambiamento climatico, dell'inquinamento, dello spreco di acqua. Una follia che comunque in Europa si sono inventati. L'agricoltura, la frutticoltura in modo particolare, è un settore che valorizza l'acqua, e di qui si capisce il motivo per cui è partita la disperazione del mondo agricolo. Cosa che però la rappresentanza da diversi anni stava sottolineando a Bruxelles, in modo particolare per quanto riguarda tutta la direttiva del Green Deal, la quale non ha mai chiamato o interpellato il mondo agricolo. E questo è un fatto gravissimo a nostro modo di vedere, ma che come sistemi organizzati eccetera stiamo cercando di recuperare in maniera importante. E quelli che sono i risultati, le enunciazioni che la von der Leyen ha fatto proprio in questi giorni, non sono il frutto di una protesta di oggi, sono il frutto di un lavoro che come mondo abbiamo costruito non ieri, ma da diversi anni, da che è uscita. Già sugli agrofarmaci se ne parlava, ne parlava lei proprio l'anno scorso e l'altro anno ancora. Assolutamente sì. Noi già come mondo organizzato abbiamo un'attenzione all'ambiente che non nasce oggi, ma è in essere da decenni. Quello che è l'ufficio che tanti hanno, l'ufficio del frutticoltore è il frutteto, per cui l'attenzione che dedica il produttore nei confronti del proprio ambiente di lavoro è unica da questo punto di vista, come anche l'acquisto degli agrofarmaci. L'agricoltore acquista gli agrofarmaci strettamente necessari per la sostenibilità economica dell'azienda. È questo che è il messaggio forte che da diverso tempo stiamo cercando di trasmettere, e ci auguriamo che l'opinione pubblica apra finalmente gli occhi e apprezzi il lavoro che stiamo facendo. Ecco, lancio un messaggio agli amici agricoltori, no? Lei li rappresenta, anche quelli dissociati, no? Guarda, io ho una grande, in primis sono un produttore di ortofrutta, mai come oggi sto vedendo un futuro roseo per questo comparto, perché sicuramente è in atto un ridimensionamento del comparto, ma è altrettanto vero che chi riesce ad adeguare le proprie aziende agricole dal punto di vista organizzativo e strutturale contro i cambiamenti climatici, contro tutte quelle che sono le difficoltà, troverà soddisfazione in questo comparto. Perché comunque la gente ha bisogno di mangiare frutta, perché la frutta fa bene. Ma le rappresentanze ufficiali, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, quelle ufficiali avranno dei problemi nel tenere questo momento difficile? Indubbio, il momento è molto difficile. Io però posso dire, la mia è una testimonianza perché l'ha vissuta personalmente, io li sto vedendo attivi non solo oggi, ma da alcuni anni.
forse l'avessero fatto prima, forse, ma da alcuni anni sono molto attenti a questa problematica, e la loro voce, anche per gli attacchi che hanno fatto nei confronti dell'ex commissario all'ambiente, non vanno dimenticati, per cui gli va anche riconosciuto un merito importante. Certo che comunque un'attenzione al mondo ortofrutta adesso lo devono ancora di più. Forse sapere ascoltare meglio la base sociale. Sì, proprio così, ed è quello che forse è mancato in questa fase, dove le proteste nate in Germania e in Francia organizzate non sono state fatte alla stessa maniera in Italia.